un'azienda che si occupa di viaggi turistici, quindi benessere, far star bene le persone. E qui si vede che le persone stanno proprio benissimo. Un'azienda che oggi è il secondo operatore nazionale per viaggi di piacere, si va dal più classico Cascia e Norcia, ormai ho imparato a conoscere anch'io, il viaggio più venduto della Capo Viaggi, poi si arriva anche molto lontano. Qual è la destinazione più lontana, Federica? Lontana in Pullman, forse il Portogallo, la Cornovaglia, ci sono diverse destinazioni che ancora le persone ci richiedono, pur essendoci anche, diciamo, la possibilità di andare con il volo, però il viaggio di gruppo in Pullman è aggregante, chiaramente si parla di un determinato target di clientela che non è, diciamo, giovanissimo, per cui la media del nostro cliente di età è 65 anni, per cui insomma viaggia volentieri in Pullman. Quindi le persone viaggiano ancora volentieri in Pullman, abbiamo scoperto un mondo molto interessante, però ora quando abbiamo conosciuto l'azienda dal 2015 al 2016, questa è un'azienda che diciamo osservava una contrazione del mercato, quindi queste sono le persone che hanno viaggiato nel 2015 con Capo Viaggi, dalle 15.600 improvvisamente un calo delle, queste si chiamano PAX, un po' come i soggiorni degli alberghi, che erano in calo. Cosa succede alle aziende quando si trovano di fronte a una situazione di questo tipo? Succede questo, no? Cioè le persone si ritrovano e... Sì, effettivamente... Come descrivereste queste fatti? Di qualche anno fa siamo tutte molto tristi, sì, effettivamente molto tristi e preoccupate, direi. E niente, non è stato un bel periodo per noi, perché chiaramente ci siamo trovati, c'è anche un maschietto fra noi, ad un bivio e... Noi siamo, io ho tanti anni che sono lì, sono 33 anni che lavoro in questa azienda e ho sempre vissuto dei momenti bellissimi, nel senso siamo sempre stati in crescita, per cui ritrovarsi a fare conti con diciamo, le persone che ci cominciavano a sfuggire dalle mani è stata una bella botta. Da nostri visi si può vedere effettivamente... diciamo che non è stato un bel periodo. Allora, vediamo i numeri, perché dopo il 2016 i numeri che ci hai comunicato sono: 2017 tornano a viaggiare con voi 17.650 persone, 2018 20.348 viaggi venduti. Come avete fatto, Federica? Allora, la prima cosa è stata quella del avere, cosa che non avevamo mai, diciamo, avuto, l'analisi, i numeri, capire al di là del numero delle persone come stavamo andando e cercando di, come posso dire, analizzare sia dal punto di vista la clientela a quel punto, sia il fatturato che comunque abbiamo avuto dal appunto 2016 in poi sotto controllo. Che cos'è questo grafico che Silvia ha messo? Allora, qui vedo dei numeri che sembrano l'età, quella dai 12 a, si arriva. Io, possibile, avete clienti fino a 90 anni? Quest'anno devo dire è ancora scesa, siamo a 65 anni, sicché siamo contenti anche per quello, probabilmente la scelta anche dei viaggi e dei prodotti è stata determinante. Avete scoperto che diciamo, i vostri clienti avevano un'età media di 68 anni, ora si sono un po' ringiovaniti. È come un cliente di 70 anni? No, assolutamente no, chiaramente cerca un viaggio diverso rispetto al settantenne, cosa che noi oggi possiamo offrire rispetto a prima. E questo come l'abbiamo fatto? Chiaramente... Ti fai domande da sola? No, aspetta. Allora, quindi avete scoperto la composizione del fatturato, quindi cosa avete fatto per essere ancora più forti? Questa è il risultato di un'indagine condotta con un signore che tra l'altro vedo anche nel pubblico, ecco. Quel signore è Massimo Verdi, di un'azienda che si chiama Cerved, magari la conoscete, un'azienda che fa delle bellissime indagini sulla soddisfazione dei clienti. Quindi voi avete chiesto se i clienti erano soddisfatti? Noi abbiamo chiesto tramite loro, sì, tramite Cerved, di fare questa indagine sulla nostra clientela.
E quello che è venuto fuori è che è stato positivo il risultato, cioè i clienti erano soddisfatti di noi, erano, mi ricordo questa parola, deliziati dell'accoglienza che trovavano nei nostri uffici, per cui però abbiamo scoperto anche, questa è stata la botta, che i clienti ci tradivano tranquillamente, per cui eravamo molto bravi, però poi andavano, una volta venivano con noi e altre volte andavano tranquillamente con la concorrenza. C'è proprio un tradimento, quindi qui si parla proprio di tradimento, eh? E quindi che avete fatto? E a quel punto ci siamo spesi in prima persona nell'ascoltare le persone, abbiamo diciamo intervistato le persone e questo ci ha fatto capire in una prospettiva diversa, probabilmente l'esperienza, la professionalità ci ha fatto capire quello che non andava, abbiamo diciamo colto quello che non andava. Quindi avete fatto tutta una serie di ipotesi, avete ipotizzato quello che poteva volere il cliente, poi gli avete chiesto se non avevate sognato a occhi aperti, ho capito, cioè avete fatto proprio delle interviste, ma uno a uno o tutti insieme in una stanza? Ovviamente un paio di miei colleghi, i clienti da soli, qui si vede la nostra migliore cliente. Quanto ha comprato questa signora? Tanto, ha comprato circa 50.000 euro, chiaramente si parla di viaggi, costano giusto, insomma non sono viaggi aerei, per cui... Ha comprato 50.000 euro di viaggi che costano il giusto? Sì, ma lei tutte le settimane viaggia, sì, continuamente. Quanti clienti avete intervistato? Perché lei rappresenta, diciamo, una signora che ha tanto tempo a disposizione e tanti soldi da spendere. Quanti clienti bisogna intervistare per riuscire a farsi un'idea abbastanza chiara della... E soprattutto, aspetta, prima che mi dimentichi, abbiamo visto la descrizione dei clienti, ci sono, diciamo, un po' più age e un po' più giovani, li avete divisi in gruppi? Divisi in due gruppi, diciamo clienti sopra a, ora non mi ricordo bene l'età, però mi sembra 40 anni e praticamente 40 anni in su, insomma. È stato facile coinvolgere, chiedergli di venire a fare? No, i clienti veramente sono stati molto contenti, quelli che abbiamo sentito sono venuti perché bene o male è una clientela, anche se ci tradisce o ci tradiva in maniera, però a modo loro affezionata, per cui poi riconosceva un cap, un'azienda seria, per cui quando li abbiamo coinvolti sono venuti senza nessuno. Quindi avete intervistato sia quelli che compravano che quelli che avevano smesso di comprare? Cioè... Sì, abbiamo intervistato entrambi, diciamo, i clienti e comunque sono stati molto disponibili, ci hanno un pochino detto quello che ha fatto accendere diverse lampadine. Quanto tempo ci vuole per fare una buona intervista? Ma diciamo che un'oretta probabilmente, poi noi abbiamo visto con il nostro tipo di clientela che essendo è un tipo di clientela che ha tempo a disposizione chiaramente, però sono molto contenti di essere coinvolti e di essere ascoltati, questo ce l'hanno dimostrato in tutte le maniere. Dove li avete incontrati? Al bar? In agenzia? Dove li avete? Qual è il luogo migliore per fare un'intervista, secondo te? Allora, noi li abbiamo incontrati a casa nostra, nel senso a Prato, in agenzia da noi, e a Firenze all'Hotel Raffaello, che è un albergo di nostra proprietà, per cui noi a Firenze abbiamo incontrato i clienti lì. Perché l'agenzia, abbiamo anche un'agenzia a Firenze, ma è molto piccola, per cui gli spazi dell'Hotel Raffaello si sono dimostrati più... E sono stati molto contenti anche dell'accoglienza. Quindi il luogo, l'ambiente in cui avete realizzato ha aiutato molto, quindi, benissimo. E che cosa avete scoperto da queste interviste? Cioè, quello che avevate immaginato è stato confermato oppure... Sono venute fuori delle cose molto, diciamo, interessanti per noi, chiaramente essendo del mestiere, abbiamo colto subito la sostanza di quello che dicevano. Hanno dato tutti un'importanza, diciamo, fondamentale al ruolo dell'accompagnatore. L'accompagnatore è la persona che presta un servizio durante il viaggio, spiega se il gruppo dà assistenza al gruppo. Diciamo che identificavano in qualche maniera noi nella figura dell'accompagnatore. Ma l'accompagnatore non è un vostro dipendente? Un vostro dipendente è una persona che lavora, diciamo, alla sua partita IVA, è un professionista, per cui lavora, diciamo, a chiamata.
cerchiamo di avere, abbiamo sempre cercato di avere un numero limitato di accompagnatori, di fidelizzarli, però durante l'intervista ci siamo resi conto del loro ruolo, diciamo, fondamentale, per cui abbiamo sicuramente, cosa che fino a quel momento non facevamo, abbiamo coinvolto gli accompagnatori in maniera, diciamo, più approfondita. Questo vuol dire che rendendoci conto che comunque l'accompagnatore per noi può essere, cioè è la persona che ha contatto poi con le persone e comunque può essere quello che anche commercialmente ha un ruolo molto importante, lo abbiamo coinvolto diciamo anche in lavori di nel nostro lavoro di back office, per cui l'abbiamo coinvolto nella preparazione degli itinerari. I numeri, insomma, mi sembra che vi dia ragione. Questo è un viaggio in Provenza che viene realizzato il 7-9 luglio. Adesso comparirà la faccina, quindi questa signora qua è un'accompagnatrice? È un'accompagnatrice, fra l'altro si chiama Piera, io diciamo sono 33 anni che lavoro all'azienda e già c'era lei, per cui è una vita che lavora per noi, è molto brava, devo dire. E comunque lei, a lei come altri accompagnatori vengono assegnati dei viaggi durante la programmazione, che le persone, appare la loro foto in ogni viaggio che accompagnano, per cui loro stessi lo promuovono quando vanno in viaggio, e comunque le persone, vedendo la loro foto, si segnano, si iscrivono al viaggio. Quindi è un po' come quando mettiamo un evento e tagghiamo le persone che ci sono, in modo che quelle persone dicono: guarda, io ero in questo posto, si moltiplica un po' il segnale. Quindi nei cataloghi K è comparsa la faccia dell'accompagnatore che partirà con il viaggio. E comunque sono coinvolti, ora tu l'hai rammentato, anche sui social, chi ha il profilo, non tutti, lei in particolare non ha un profilo su Facebook, ma gli accompagnatori che hanno un loro profilo fanno foto durante il viaggio, a parte il nostro profilo Cap Viaggi, però loro stessi pubblicano le foto durante il viaggio, le foto del coinvolgimento anche del gruppo nel viaggio. E questo anche fra loro, in maniera molto positiva, ma li mette un po' in concorrenza, nel senso tutti vogliono fare le cose, cioè, migliori, tutti vogliono effettivamente divertire il gruppo e tutti vogliono essere da me chiamati per accompagnarli i gruppi, insomma, perché poi è lavoro per loro. Insomma. Quindi prima siete partiti offline sul catalogo e dopo siete passati su social, perché si sono accorti che anche questa valorizzazione faceva una gara a essere coinvolti da Cap Viaggi. Una domanda non te l'ho mai fatta prima, per cui non ci siamo preparati su questo: la concorrenza come ha reagito davanti a queste iniziative? Allora, la concorrenza sul discorso dei social, sto vedendo che sta scimmiottando qualcosa, sta cercando di, però diciamo siamo abbastanza, non voglio peccare di presunzione, siamo abbastanza lontani da quello, anche perché per seguire un discorso del genere ci vuole costanza, ci vuole tanto lavoro dietro, ma noi abbiamo anche una struttura per poterlo fare, perché non è stato facile il coinvolgere gli accompagnatori e con costanza continuare a farlo, questa è la cosa più difficile. Quindi l'accompagnatore è un fornitore di servizi che può andare anche con la concorrenza, in questo caso decide di lavorare prima con Cap e poi con gli altri. Bene. Allora, concludendo, ecco, tre cose che consiglieresti. Ora, io so che la qualità dei vostri viaggi è sempre stata altissima, però cosa ha funzionato particolarmente bene e che cosa tu diresti, insomma, occhio a fare questa cosa e non funziona, almeno per te non ha funzionato? Le cose fondamentali sono state quelle del, prima di tutto, poter avere dei dati e dove voglio andare. Questa è stata la cosa fondamentale per me, condivisione e coinvolgimento del gruppo di lavoro, questo è fondamentale. E poi, questo lo dico e continuerò a dirlo, l'ascolto del cliente, l'ascolto, non mi stancherò mai di dirlo, l'ascolto diretto del cliente. Ottimo, io ti ringrazio Federica, questa mi sembra un'esperienza molto molto significativa, quindi mi sembra anche che persone motivate danno maggiore qualità all'azienda, al servizio, più impegno. Ok. Bene, grazie.